un'amicizia di lunga data. Perché questa amicizia? Perché l'Abruzzo è una terra ospitale, è una terra che ci accoglie sempre con grande efficacia, con grande enfasi, con grande entusiasmo e soprattutto perché ci siamo trovati in sintonia nel condividere l'idea di quello che deve essere la comunicazione del vino e di questo vino in particolare, che esce un po' dagli schemi, ecco, magari non ha quel blasone, non ha quel profilo che è più facile da raccontare. Quindi siamo trovati in sintonia, noi spesso frequentiamo quelle terre. Devo dire la verità che la prossima edizione facciamola in Abruzzo, che è una terra. Oggi Milano ci accoglie un po' con la neve, però la comunicazione è figlia di questo territorio, però in Abruzzo si sta bene, diciamoci la verità, l'accoglienza che c'è, non che Milano sia da meno, ecco, in termini di accoglienza, però non c'è questa frenesia del treno che parte quando siamo là, è vero? Semmai c'è la frenesia di attendere con enfasi i piatti che ci aspettano dopo, è vero? La frenesia è tutta quella. Quindi tornando alle cose serie, ecco, lasciamo da parte un attimino le battute. Questa amicizia avviene perché, diciamo, abbiamo condiviso sempre questo percorso, l'idea di questo vino che dovesse essere comunicato attraverso il territorio, attraverso gli uomini e le donne che hanno reso grande il territorio, mettendo sempre in evidenza un profilo di conoscenza che è cultura del vino. Intanto è una parola che è riecheggiata anche abbastanza spesso negli interventi che mi hanno preceduto, questo profilo, la cultura del vino, raccontare il vino è un fatto di cultura. Vi dico brevissimamente, ecco, in 30 secondi, un fatto che mi è accaduto qualche giorno fa. La nostra associazione ha fortemente così voluto che i colleghi che lavoravano, risiedevano nella Repubblica di San Marino, questa enclave che si trova così circondata per intero dal territorio italiano, i colleghi che lavoravano, che appunto risiedevano a San Marino, che si emancipassero dall'Associazione Italiana Sommelier e fondassero, diciamo, la loro associazione. Allora, qualche giorno fa sono andato a firmare, a siglare questo protocollo di intesa tra l'AIS e la neonata Associazione dei Sommelier di San Marino. Andando, quindi in questo poi c'è un protocollo anche molto particolare, la Repubblica più antica del mondo, questi capitani reggenti che hanno, diciamo, un ruolo specifico, quindi che sono capi di Stato, ecco, sebbene magari fa sorridere, è un territorio molto piccolo, con pochissimi abitanti, ci sono questi capi di Stato. E l'accoglienza, la sigla di questo protocollo, con mio grande stupore, è stata fatta, non me ne voglia, ecco, l'assessore all'agricoltura, però la sigla di questo protocollo è stata fatta alla presenza, il governo della Repubblica di San Marino ha delegato alla sigla del protocollo il ministro, il segretario di Stato alla cultura. Quindi musica per le mie orecchie, il fatto di andare in un contesto, il vino è indubbiamente un figlio dell'agricoltura, ecco. Non che fosse meno importante il profilo legato all'agricoltura, un figlio di quella terra, quindi naturalmente nasce da quello, però con mia grande sorpresa e piacere peraltro, no? Quindi il testimone di questo patto che andava a siglarsi era il ministro della cultura. Quindi la cultura, quindi evidentemente la cultura non può avere confini, non può avere limiti, quindi anche il vino è un fatto che deve essere energicamente collocato in quel contenitore, in quel contesto. E allora mi ha fatto riflettere, il suggerimento che mi permetto di dare in questo luogo è quello di veramente ampliamo l'orizzonte, traguardiamo proprio anche questo, facciamo sempre di più. Un elemento che mi sta particolarmente a cuore è quello della conoscenza, del profilo di conoscenza, della cultura del vino, di un paese che è il primo paese che produce vino al mondo e fondamentalmente è ignorante sul vino. Ecco, io la prossima indagine che mi permetterò, ecco, con le magre risorse di questa mia associazione di commissionare al professor Mannheim sarà quella, magari, capire realmente qual è la percentuale degli italiani che realmente conosce il vino e qual è il livello di conoscenza, qual è l'approfondimento. Questo mi interesserebbe moltissimo farle mettere a disposizione, perché evidentemente quel profilo che mi fa piacere che sia così alto, poi dopo mi fa piacere, ecco, che un figlio di questa terra sia così conosciuto, non c'è dubbio, ecco. Però forse dobbiamo intervenire non soltanto nell'incrementare, nel convincere quel magro 8% che è astemio,
che si guarisce, è una cosa dalla quale si guarisce, nel convincere quel magro 8%, ma nel convincere anche tutti gli altri che magari lo bevono in maniera molto molto superficiale. Qui agli amici normalmente si fa un regalo, abbiamo, siamo amici, ci vogliamo bene, ecco, con i produttori abruzzesi, ci vogliamo bene con il Montepulciano, ma a me si fa un regalo, che l'associazione ha avuto in mente, ma è un regalo casuale, ecco, me ne faccio un vanto oggi, ma è una cosa assolutamente casuale. Nel nostro, però, me ne faccio nel nostro prossimo uscita, nel nostro magazine di Bibenda, che uscirà in questi giorni, nel numero più importante dell'anno, perché è quello che ci accompagna l'associazione Alvin Italy, quello che viene distribuito, divulgato attraverso Alvin Italy, ci sarà proprio uno speciale dedicato al Montepulciano. Non è casuale il fatto che esca in questo ambito, ma evidentemente non è una cosa voluta, non è una cosa studiata, ecco, perché i tempi dell'editoria di un trimestrale sono tempi non sospetti, ecco, però sappiate che c'è anche questo. Quindi il segno tangibile di questa nostra amicizia è dedicare uno speciale a questo vino e a tutti i nostri amici abruzzesi. Grazie. Bene. Ma